questo momento siamo entrati qui, quindi questo era l'accesso carrabile, c'era la possibilità di parcheggio anche dell'auto e soprattutto di girare l'auto per riuscire, e questi sono gli elementi rifugio. Qui abbiamo una scala a chiocciola che esce, come tutti i bunker o rifugi antiaerei, comunque erano sempre dotati di almeno due uscite nel caso in cui qualcosa fosse accaduto a una delle due, si poteva uscire dall'altra. Siamo felici di essere arrivati finalmente all'inaugurazione del bunker di Villada Savoia, che era il rifugio antiaereo della famiglia Reale, il rifugio privato. È stato un lavoro lungo, sono state più di 3.000 ore di lavoro da parte dei soci dell'associazione che si sono spesi in questa operazione, che ricordiamo è stata a costo zero per il comune, e a fronte di questo l'associazione Roma Sotterranea gestirà per 2 anni le visite guidate all'interno di questo sito. Che caratteristiche ha questo bunker? Ma la particolarità principale è che era un bunker che permetteva l'accesso anche alle autovetture. Proprio perché si trova a una certa distanza dalla Palazzina Reale, non era possibile raggiungerlo a piedi. E quindi c'è una grande porta carrabile con delle ante che pesano più di 1200 kg che si apriva per accogliere la macchina del re e probabilmente del suo seguito e portarli quindi al sicuro. Realisticamente è stato realizzato fra il 40 e il 42, quindi ormai alle ultime battute della guerra. Non sappiamo quanto sia stato utilizzato, probabilmente poco. Esisteva un rifugio che non aveva le caratteristiche di un vero e proprio bunker al di sotto della Palazzina Reale, mentre questo sicuramente aveva delle caratteristiche diverse e quindi sopraggiunge in un momento successivo, quando si inizia a immaginare che Roma possa essere in effetti oggetto di bombardamenti. Quindi le notizie sono state pochissime, la ricostruzione è stata difficile, siamo riusciti a ritrovare alcune ditte che avevano lavorato all'interno del bunker e quindi a ricostruire un po' di storia, però in effetti le informazioni sono molto poche. Il bunker è stato vandalizzato negli ultimi 70 anni perché era comunque oggetto di incursioni da parte di rioters piuttosto che vandali, piuttosto persone che allestivano pseudo messe nere all'interno. Sfortunatamente anche gli oggetti che nel 2012, quando noi per la prima volta abbiamo comunque visto il bunker, erano presenti all'interno e quindi fondamentalmente strutture in metallo per la reazione, nel momento in cui abbiamo preso in consegna il bunker non c'erano più, quindi non sappiamo che fine abbiano fatto. È stato un peccato perché abbiamo perso comunque delle informazioni importanti relativamente a quello che era l'impianto di reazione, che è poi una delle caratteristiche principali del bunker.